Alda De Usanio, dopo essere stata espulsa dalla casa del Grande Fratello VIP, è praticamente sparita dalla televisione. Non vi è traccia della giornalista a Mediaset, dove era di casa, ma neppure in Rai. Proprio per questo motivo, tra le pagine del settimanale Nuovo, la De Usanio si è sfogata puntando il dito anche contro Katia Ricciarelli che, a sua detta, sarebbe estremamente protetta dalla produzione del GF VIP nonostante i numerosissimi scivoloni. Ho fatto causa a Mediaset. Per 2 mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato, né signorini né tantomeno l'editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera. Il comunicato dell'azienda. Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda De Usanio dal Grande Fratello VIP. L'editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche, riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento grave e imperdonabile, soprattutto alla luce del fatto che Alda De Usanio non sia una concorrente, estranea al mondo della TV, ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora De Usanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni.